Con quali materiali si realizzano le calotte dei caschi? Essenzialmente due, termoplastici e fibre composite. Un casco in fibra sappiamo che è sicuro, ma sulla plastica occorre fare chiarezza perché non sono tutte uguali. Un conto è parlare di policarbonato Lexan, un altro è di ABS, con cui viene realizzata la quasi totalità dei caschi sul mercato. Due mondi distinti, dove il primo assicura protezioni nettamente superiori in termini di resistenza meccanica e termica. Lo dicono i numeri, nel test di resistenza all'urto il policarbonato registra valori compresi tra 900 e 1000 joule per metro, contro i 550-600 joule per metro della resina ABS, cioè quasi la metà. A 80 gradi, che è la temperatura raggiunta in estate da un casco all'interno di un bauletto, il policarbonato si mantiene stabile, l'ABS conosce una deformazione. E a meno 20 gradi il policarbonato non manifesta rotture, mentre l'ABS diventa molto fragile. Capita la differenza? Se invece si vuole risparmiare sul peso, beh, il vantaggio della calotta in fibra è indiscutibile. Occhio perciò a fibra e policarbonato, sempre in pol per la vostra testa.